Gli altri elementi di riscontro esterno sono elementi di natura logica e anche in questo caso ormai la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampiamente ribadito come gli elementi di natura logica possano a tutti gli effetti costituire elemento di riscontro esterno di dichiarazioni etero-accusatorie. Ancora un riferimento ultimo va fatto, quindi è un'evidenziazione, a quelle dichiarazioni che hanno una valenza etero-accusatoria e che si fondano su circostanze apprese nell'ambito del sodalizio criminoso. Faccio anche qui un richiamo brevissimo per capire un po' di cosa stiamo parlando. C'è una dichiarazione in atti in cui Corda riferisce di aver appreso da Barchigiani che una parte del denaro versato dalla dirigenza del Teramo Calcio è andato direttamente al presidente del Savona del Legnano. Questa è una circostanza che ovviamente ha una valenza etero-accusatoria, che ha come fonte una fonte che è interna al sodalizio per quanto riguarda l'assunto accusatorio, cioè proviene da Barchigiani, ma che alla luce dei criteri ormai univoci della Corte Suprema di Cassazione non può essere trattata né al pari delle dichiarazioni dell'elato in senso stretto, quindi si può tranquillamente sottrarre alla necessità della particolare procedura del 195 per quanto riguarda l'acquisizione e né può essere equiparata alle voci correnti nel pubblico. La Cassazione ha stabilito che quando quindi la fonte è una fonte interna al sodalizio, la valenza probatoria di tali dichiarazioni dell'accusatore sia piena. Un riferimento ulteriore va fatto alla circostanza che molte delle notizie che trapelano dalle conversazioni intercettate e anche da dichiarazioni rese alle autorità procedenti sono notizie che trovano la loro fonte in una cerchia ben ristretta e determinata o determinabile di individui. Anche questo è un dato rilevante perché questa circostanza consente di distinguere queste notizie dalle comuni voci correnti nel pubblico, perché anche a tal riguardo la Cassazione ha detto che quando queste voci circolano all'interno di una comunità ristretta, la valenza probatoria da riconoscersi alle stesse sia ben più pregnante, ben più significativa. È indubbio che l'ambiente costituito da una società di calcio o comunque l'ambiente riferito a un settore specifico dell'ordinamento calcistico siano equiparabili in tutto e per tutto alle comunità ristrette perché basate su rapporti di colleganza di natura professionale e spesso anche di convivenza umana tra i vari soggetti. Veniamo infine alle intercettazioni telefoniche che sicuramente costituiscono l'ossatura